banana, two banana, three banana, four. Four bananas make a bunch and so do many more. Over hill and highway the banana buggies go. Quattro o cinque sigle per te, Massimo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Simone, buongiorno, come va? Avvicinati, sì. Vicini. Stiamo vicini, vicini. Simone, che è la metà, da questi chi sono, te li ricordi? I Banana Split. I Banana Split. No, solo chi è del 78. Come stai? 79. Bene, tutto a posto, tutto bene. Abbassate l'audio, vicini. Ci sentiamo 3, 4, 5 volte. Allora, grande Simo, Ruspa. Hai visto? Non la è un riferimento politico. Sì, l'ho vista, sì, per forza. No, ieri sera l'ho vista, è stata come al solito simpatica. Frizzata. Ti ha raccontato nulla del viaggio e le foto con Obama? Sì, ma ha raccontato che era emozionata, cosa che di solito non le capita spesso, cioè era quasi in imbarazzo. Quasi, però quasi. Non esageriamo. E che era quasi in imbarazzo, ma non così tanto. Che per lei vuol dire che è proprio stato emozionante. Allora, è arrivato il nostro inviato a L'Avana. Mi raccomando, portalo, mi raccomando, valla a prendere, portalo, eccetera, eccetera. Allora, come? Non gli si può telefonare perché non sente, però qui si sente. Allora, noi avevamo anticipato alcuni ospiti, ma per motivi di lavoro, ahimè, sai, chi fa professioni e ha responsabilità, qualche volta viene chiamato all'ultimo momento. Cosa vorresti dire? Che non si fa nulla? No, nel senso che chi è venuto oggi è perché chi conta, chi conta qualcosa, ho detto. Ah, ok, allora si ha ragione. Allora, noi abbiamo alcuni ospiti, altri ne arriveranno. E iniziamo però con... Buongiorno Enzo, Microfono. Sto controllando. Cosa controlli, scusa? I giornali. Bisogna... No, ma sei alle pagine del calcio di terza categoria. Cosa controlli? No, queste c'è cioè Serie A, Serie B, Serie C. E Serie D. Cosa sì, controlli? E controllo. Qual è la notizia che ti interessa stamani? Ma la notizia che mi interessa è che il Livorno è che. Cosa ci canta Livorno? Ti ho detto una notizia, te la dico. Dilli. Che Livorno era un albergo e vicino a Viterbo è successo scosse di terremoto e loro sono usciti all'albergo e hanno dormito. Poco, A proposito, anche dalla nostra Ediola mandiamo un saluto, un abbraccio a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo momenti terribili, un terremoto senza fine, scrive il Tirreno, effettivamente è così. Noi abbiamo anche un personaggio straordinario che si chiama Giancarlo Parra, buongiorno. Non importa, non tiene lei mica. Buongiorno. Buongiorno Parra. Buongiorno. Lei ha corso Girardengo? No, Girardengo mi voleva... Ha corso con lei, certo. Girardengo voleva che andasse nella sua squadra. Perché Girardengo ha molti anni più di me, io ne ho 80, ma lui ne ha 100. Lei 80? Li porta così? Li porto bene, li porto addosso. Sembri più vecchio te, Enzo. Allora, lei quindi non ha mai corso con Girardengo? No, Girardengo era... un corridore, un campionissimo prima di Coppi e Bartali che c'aveva una squadra, Girardengo e il Dorado. Questa è una fotografia? Questa fotografia. Ora non so che tipo di possibilità abbiamo per... questa è una fotografia con Girardengo, no? Sì, Girardengo e io e la premiazione. Si va in diretta, eccolo qua. Il potenti mezzi di Dev Italia con Valeria Di Bartolomeo e Fabio Calabrese alla regia, che stanno inquadrando questa cosa qua. Si vede, sì, perfetto. E, insomma, poi ci racconta un po' della sua storia. Crolli, feriti, 40.000 sfollati, dice il Corriere della Sera. È un terremoto senza fine, Simo. Sì, un terremoto senza fine. Fra l'altro io ho passato quasi 10 anni a Norcia, perché noi ci allenavamo proprio lì, e è stato abbastanza... mi ha colpito profondamente, perché insomma ci stavo tutti i giorni e ora è così, quindi insomma fa strano, ecco. Il fatto importante è che da un certo punto di vista nella tragedia non ci sono tragedie se non individuali e familiari. 280 morti quando è successo il 24 agosto, oggi alcuni feriti, alcuni disagi, insomma importantissimi, ci mancherebbe. Tragedia è comunque
però insomma non ci sono stati morti, quindi questo vuol dire che le strutture sono state costruite a dovere. Chiaro, la chiesa è crollata, la basilica è crollata e tutto, però se non ci sono morti vuol dire che tutto ha funzionato. Tutto ha funzionato. Enzo, cos'è che non ha funzionato ieri nel calcio? Ma cos'è funzionato? Che il Milan ha vinto. Come? Ti ho detto cos'è che non ha funzionato, il Milan ha vinto. Vabbè, il Milan ha vinto, cos'è che non ma l'ha vinto perché ha vinto. Ha vinto? Ma come ha vinto? Vabbè, lascia aperto. Qui. Non parlare no, male no, del Pescara, dai nostri inviati no. In Abruzzo. No, no, regia. No, io allora, direi che Oddo dovrebbe prendere i giocatori che erano nella barriera e fargli delle lezioni ben mirate. Vabbè, è stato bravo anche lui però. Bravo chi è? Buonaventura, o no? Secondo me no. Ha tirato apposta. Ma, vabbè, ha tirato apposta, ma... Ha sbagliato, è stata la barriera. All'inno del Milan, Elisa, perché qui siamo in casa rossonera. Ma tra poco arriva uno che... Chi? Uno che comanda la classifica della Serie A. Comanda la classifica della Serie A? Chi è che comanda? Arriva Marotta. Chi è Piva? Che comanda la classifica? Juventus. Allora, verrà uno che comanda, verrà ora, uno juventino dopo. Sta arrivando? Sta arrivando. Spero... Questa è la sua serie. Ah, l'hai deciso te, sì, eh? Sì, l'hai deciso te. Altre notizie invece sulle Pisa. Tra l'altro c'è questa questione di Geofor. Marconcini deve lasciare, sta facendo un po' di polemiche. Non, oggi a mezzogiorno svelo tutte le offerte di Ciabodi. Un'altra volta. Scusa. Allora, io dopo, ora che c'è Avodi, mi sento tranquillo nel chiudere la vedo, mi sento tranquillo perché non può fare diversamente, perché Avodi è un rappresentante della Lega, il presidente, e ha preso questo impegno e penso che lo porti in porto. Io penso che entro la fine novembre ci sarà veramente la nuova proprietà. Petrone esce di scena? Sì, secondo me, e lui ci ha mandato completamente. Esce di scena? Secondo me sì. Secondo me sì. No, l'autografo di Petroni, sì, che ci hanno lasciato lunedì scorso. Allora, noi dobbiamo anche ringraziare, e da oggi è un nostro partner, la nuova gestione dell'edicola, che è qui accanto al distributore e ovviamente accanto al Bar Enrico, l'edicola di Anna Chiara e Claudia, in via Aurelia Nord, tra il Bar Enrico e il distributore del Torto. Tra l'altro credo che la titolare sia da queste parti. Prego, si accomodi signora. Venga qua, la dobbiamo salutare, venga qua. Prego, 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 venga qua un attimo. Venga qui. Venga. Allora, come si chiama? Claudia Caprini. Claudia e Anna Chiara. Anna Chiara è mia figlia. E da pochi giorni che avete la gestione della nuova edicola? Sono 10 giorni circa. Noi vogliamo ringraziare. Perché è la mia compagna di classe all'elementare. Ma non ce ne frega nulla. Cioè, nel senso, cioè, no, elementari. Ma non ce ne frega proprio niente. Elementari. Io me lo ricordo l'elementare. Quindi cosa? Bisogna che tu dica qualcosa. Tu legga un titolo di giornale, quale sceglieresti? L'oroscopo. Facciamo l'oroscopo. Vai, guarda l'oroscopo. Lo posso leggere sul giornale, che io non l'ho mai letto il giornale. Ma fai come faresti, intanto fai come ti pare. Allora, è arrivato? Non ha capito l'orario. Prego, prego, qua giù. Allora, l'oroscopo, che segno è, signora? Io vado via. Pesci. Allora, pesci, cosa dicono i pesci questa mattina? Prego. L'odierna posizione degli astri stimola... Il giornale non c'ha l'oroscopo, ma che giornale è? L'odierna posizione degli astri vi stimola a muovervi. Mi sembrano un po' disciplinati. Non è una cosa seria. Che fate? Scusa, dimmi. L'odierna posizione degli astri vi stimola a muovervi, ad incontrare amici e conoscenti. Ha incontrato me. Preferibilmente in un ambiente un po' diverso dal solito. Questo è diverso. Alti e bassi in amore. Normalità. Leggi il mio. Scorpione, faccio il compleanno fra 14 giorni, ve lo dico. Si prevede una giornata piena di novità e di emozioni. Vivrete situazioni passionali
con un forte senso di trasgressione. Utili scambi di idee con chi ti sta vicino. Quindi guarda. Utili scambi di idee. Siete a posto voi due stamattina. Grazie Claudia, vero? Salutaci. Ma Anna Chiara non c'è? È a lavorare, è a lavorare. Te cosa sei? Allora posso mia fare il Maganubio, eh? Sì, ho capito, ma non è che posso parlare ormai il microfono non sentono. No, senti, senti. L'ultima trasformazione della vostra personalità dovuta al risveglio vitale del vostro potenziale affettivo vi renderà estremamente disponibili. Accettate un invito. Bello, bello. Quindi? Bello. C'è un invito in ponte? Sì, sì, c'è un invito, ecco, bello. Vedi, l'oroscopo ha indovinato. Dove l'hai l'invito? Vado a Monte Carlo di Lucca, alla fattoria al Poggio. Come a Monte Carlo? Vado a Monte Carlo di Lucca, alla fattoria al Poggio. È un posto bellissimo, ci si mangia bene, sono invitato. Allora, caro signor Parla, caro signor Parla, lei è stato premiato a, se non sbaglio, al Comune di Vecchiano, no? Giusto? Per cosa? Per cosa? Per le 88 vittorie fatte negli anni 50, 60, 70. Lei ha vinto 88 volte? Sì. Sì, ma in quale categoria? In tutte le categorie. Esordienti, dilettanti. Dilettanti. 88 volte, era un velocista o uno scalatore? Ho fatto 80 vittorie in volata, 4 a solo. Il Cipollini e 4, degli anni 40, e 50. 4 cronoscalate. No? 4 cronoscalate, quindi andava forte sia in salita. Da tutte le parti. Da tutte le parti. Avevo poco cervello. Basta. In che senso? In che senso? In che senso? Piaceva alle donne. Tanto. C'è di peggio. No, ho capito. Cioè, quindi l'ha rovinato. Cosa fa? Cosa... No, scusa, era il cliente. Ma sta venendo? Sì, sì, sì. Quindi 88 volte c'è una gara che si ricorda con affetto. Il Giro della Toscana a tappe, corse qui in Pisa, Lucca, Livorno, Viareggio, Forte dei Marmi. Qual è il corridore più forte che, con cui ha? Con cui ho corso, sì. Carlesi, senti là. Massignan, Battistini, tanta roba, gente eh? che andavano forte. Anche Simone se lo ricorda. Però quindi. l'ho anche battuti. In volata, Ale! Ale! Allora, il nostro inviato... Non è arrivato, si è dimenticato. Perché lui aveva dei problemi sulla raccolta differenziata. Sì, sì. Allora, facciamo qui al Valerico. Guardate che bel bimbino era il Parra nel 60. Attenzione, arrivano. Vediamo un po'. Allora, buongiorno. Aspetta, vieni qua. Vieni qui un attimo. Ti leggo l'oroscopo. Che segno sei? Leone. Ce l'hai più? Sì. Leone, non fate aspetta, tanto che lui c'ha il risveglio come vitale. Come ti chiami, scusa? Mauro, te sei del Leone? Giornata malinconica a causa di un distacco affettivo. La persona del cuore saprà però alleviare e la vostra tristezza con la sua sensibilità d'animo. Il microfono, per favore. Prendi il microfono. Il banti di tutte le fortune del mondo, poi ce l'ho io. Allora, cos'hai portato stamani? Brioscine e cappuccini. Quelle piccoline che sono più gustose. Il Bar Enrico? Assolutamente sì. Dimmi. No, ti volevo dire che lui è un grande maestro ballerino. Io vado a scuola da lui. No. Ecco, magari non lo raccontiamo in giro perché magari... No. Ora c'hanno da ballare. No, ora vieni un po' qua Maruscio, mettiti qua. Allora, mi dovete fare un passo di danza. Non lo so fare. Sì, loro due. Inviti Chiara e fate un passo di danza. Valeria e fate un passo di danza. Possiamo evitare anche questo tipo di figure. No. Mi fermo qui per non scendere nei particolari. Su che musiche di solito voi incognite? No, vabbè. Sconosciute. Il tango. No. Cosa? Lasciamo perdere. No, ma... Grazie. Simone. Boh. Simone, avanti. Facciamo più qua. Quando siamo pronti a esibirci. Sì, ci vuole una preparazione, assolutamente. Cosa sì. Li insegni? Che tipo di balli insegni? Tutto, dagli standard, latinoamericani, tutto. Soprattutto latinoamericani? Soprattutto gli standard. Cosa sono gli standard? Quelli che volgarmente sono chiamati liscio. Ah, il liscio si chiama... Balli da sala. Quelli che balla Simone sempre. Assolutamente, sì, Simone è bravissimo. Lui
il tandem con Salvatore Sanzo. Dio, ma è tutto un idillio. È tutto... Ma si abbracciano stretti, eh? Molto, molto stretti. Ma un passettino però, dai. Lascio. Prego. Ma lui chi è, scusa? Piano, piano. Arriva la Juventus. Aspetta un po', no, mettilo così. Senti un po', senti un po'. No, ora. Ora è arrivato la Juventus. Enzo, me lo presenti per favore? Come? Posso tenerlo come sottofondo? Va bene. Come si chiama lei? Nicola Moscarino. E lei chi è, scusi? Sono un suo braccio destro, se così si può dire. Sono un agente di assicurazioni, come tipo di lavoro. Allora, cioè, viene la Juventus. No, il braccio destro. Il braccio destro è la signora... lui è quello... Microfono, microfono. Buongiorno, microfono. Devo incontrare... Che si... prendi il microfono un attimo, sì. Lei chi è? Ce lo spieghi. Scusa, lei fa l'assicuratore, è stato presentato come la Juventus. È Juventino Doc, è la verità. Ma che Juventino, anche Alessandro a Milano, ma non rappresenta mica il Milan lui. No, ma lui è Juventino Doc. Il microfono, microfono. Fatto diventare matto. Vicino al microfono. Quindi lei è un braccio destro de cosa... E lì da questa musica. E lei va a vedere le partite per la Juventus. Certo. L'inno della Juve metti allora. Sarebbe l'ideale. Enzo da quanto tempo è? Da quanto tempo è che lo conosce? Enzo? Sì. 91, 92. 92 anni? Dal 1991, 1992. Era meglio non conoscerlo e bene così. No. Ci sono lati positivi e negativi, ma Enzo, i positivi sono maggiori. Te mi devi raccontare però meglio l'inviato a Bianconero. Lui è... Sono amici che del calcio, che nella storia, nella vita ti fai, no? Quindi ci sono quelli bravi, quelli che hai dei rapporti, lui con la sua agenda, che anche il suo collega Marco, sono amici da te. Questo è giusto, perché oggi la Juventus è prima classifica, è campione d'Italia uscente. E quindi nulla, è uno di calcio, puoi parlare, portala qui. La musica. Ma te sei tifoso del Milan o no? No, io sono tifoso del Milan. Allora, ora si regala una pagina importante anche a lui. Truffa milionaria a giudizio, commercialista accusato di aver trattenuto soldi dei clienti. Occhio con i commercialisti. Te li conosci i commercialisti, Enzo? No, io non gli do nulla. Non gli do nulla, giuro. Se devo pagare una cosa, la pago da me. Cioè, e poi le multe, perché poi mangiano le multe che manca. Questo è aiuto. E Mila, dai. Lo dice a me del Mila. Io sono stato, io ho girato il mondo con l'aereo del Milan con tutti i giocatori. Sì. Poi se ne parla, sono anche video, storie. E cioè, cosa hai fatto, scusa? Andavo con loro. E cosa facevi? Andavo alle partite, alle finali, a tutte le partite. È vero che sei amico di Galliani, te? Anche. Più che altro di Braida, diciamo. Più che altro di Braida. Ora è Barcellona, Braida. Certo. Ma ti invita ogni tanto? Sì, c'ero 20 giorni fa, un mese fa. Allora, caro Simone, c'è qualche preoccupazione anche per la Torre, però mi dicono che è tutto sotto controllo, perché un pochino ha vibrato. Va bene, ma noi sappiamo come farla tenere su, voglio dire, sono così tanti anni che la teniamo su, e poi il nostro terreno è argilloso, quindi scivola. Ci abbiamo Viagra ora per tenerla su. Senti, Massimo. Prima era impossibile. Lei è un po' birichino, però. Un po' birichino, eh? Non appena. Ho capito perché lei non ha fatto fortuna a correre in bicicletta. Ho capito benissimo. Allora, mi fai sentire quel signore là, per favore, sul Pisa? Mi dai un giudizio sul Pisa?
Insomma, si vende o no questa pizza? Sì, si vende, si dovrebbe vendere. Lo sai te? No, non lo so, ma sono certo. A chi ti piacerebbe? Dana o Corrado? Uno dei due, basta che non siano i romani. Quindi i romani no. Danni anche a Pisa Mover, hanno fatto dei danni i romani. I romani, sì. A Pisa Mover. Massimo, l'altra volta mi avevi chiesto, no, te mi avevi chiesto il volantino, quello su, della Curva Nord, sulla tifoseria. L'ho trovato quello della Sverona che... Enzo, stiamo inquadrando una tua fotografia con Galliani. Ma fai te di nella vita? E fa lo sgonnellatore. Io faccio nulla. Tieni. Nella vita nulla. Nulla. Lo sgonnellatore professionale, però. Lo sgonnellatore professionale. Infermiere? Amministrativo, se ho fatto il corso con lui, posso... ti ha saputo valutato, va bene. Ecco. No, allora, come si chiama lei, me lo ripete? Nicola Moscarino. Moscarino, chi è il giocatore più giovane, più interessante a giro? Locatelli, forse. Locatelli del Milan, quello è più bravo. Microfono. Come? Il mio pensiero deve essere tra i giovani quello più interessante, anche per un futuro. Sì, Locatelli. Secondo della Juventus? Sì. Parlo molto bene di questo. Non so se si può considerare giovane, ma giovane è. Penso che Dybala abbia dimostrato che... Sì, vabbè, dicono che Keane sia molto forte, è vero? 2000, sì. È vero? È vero. L'ho visto. No, no, prego, c'è problemi. Quel poco che abbiamo visto e letto sembra che sia una vera promessa. Simo, e Lirola, quello, Lirola è stato dato un prestito a Sassuolo. Simo, cosa mi dici, Simo, invece della tua attività? La mia attività prosegue. E ora abbiamo rincominciato l'anno agonistico qui a Pisa Scherma. Sempre con il Pisa Scherma stiamo organizzando la tappa di Coppa del Mondo per i disabili, che ci sarà 11, 12 e 13 novembre al Palacus. E che succede al CUS? Al CUS c'è la tappa di Coppa del Mondo disabili. Che succede al CUS? Cosa succede? No, visto c'è le dimissioni del presidente, c'è un po' di casini. E quello non lo so, quello poi si vedrà, io non entro nel merito. Quindi 10, 11, 12? 11, 12 e 13. 11, 12 e 13 sono i ragazzi, verranno qui a fare un ritiro. Viene anche la bimba, mi sembra, no? Viene anche la bimba, sì, la bimba viene. Vediamo come si chiama, se no la bimba. Bebe Vio, ormai lo sanno veramente tutti, ora Bebe Vio. Esattamente, quello che c'è con me, l'hai visto? L'avevamo fatto. Brava, quello è il primo. Il secondo poi cioè, con quello abbronzato, com'era? Il centro CONI, no? Sì, facciamo un ritiro al centro CONI e poi dopo facciamo la gara 11-13, chiudendo la stagione, perché questa è l'ultima gara della stagione. E niente, poi a gennaio si dovrebbe ripartire, se mi rinnovano il contratto, questo non si sa. Ci vorrebbe l'inno d'Italia ora in questo momento. Ma il fonico qui è un po' in ritardo. Salutiamo anche il nostro mitico. No, io non lo so. Giorgio? Ciao Giorgio. Il fotografo ufficiale delle dive. Addirittura. No, dice di no. Dice sì al fotografo. Sì, no. Però, allora, De Boer va Enzo, va cacciato De Boer. Ma secondo me non è un problema. Mi piace perché è venuto là. Vabbè. Portacelo poi ogni tanto. Sì. Abbiamo quasi finito. Secondo me Massimo De Boer non è che abbia responsabilità. Non abbia. E quindi. Vai. E quindi nulla. Secondo me ormai devono tenerlo ancora prima di fare un. L'inno quando parli te. Dico, e quindi De Boer devono già lavorare, perché ha preso una squadra in corsa, la squadra c'è tanti doppioni secondo me nell'Inter e non è facile quadrare la formazione. Quindi l'italiano che rappresenta di più calcisticamente in questo momento la nazione. Buffon. Quante volte l'hai sentito questo inno, Simo? Diverse. Ti emozioni sempre? Sì.
Devo essere sincero, c'è stato un periodo in cui un po' meno, ora con i ragazzi, però, soprattutto. Però scusa, Campioni del Mondo è stata la più bella, dopo prima Tardelli, quando segnò e si vince i campionati del mondo del 83. Tardelli, sì. Allora, Marco Tardelli. Lei ha vinto. Cosa suonavano quando vincevate qualcosa? Niente. Ce ne sono a quei tempi. A quei tempi si fischiava la fame. Perché qual è stato il premio più importante? Il premio più importante che ha ricevuto? Ma io ai miei tempi vincevo Fornelli liquigas. Come Fornelli? Sì. Quei mobiletti con liquigas sopra. Ma io parlo del 50. Voi eri tutti spesi. Quindi scambi in natura. Eri tutti spesi. Quindi scambi in natura niente. In natura? No, nel senso. No, dai. Ci vale. C'è tanto. No. Nel senso prosciutti, agnelli, polli, queste robe. Ma roba di soldi. 25.000 lire quando vincevo una corsa mi mandavano. 25.000, sì. Sono tanti soldi però. Tanti soldi, erano quante ora? 1.000 euro. Ma insomma, 25.000 lire. 25.000. Quando vincevi? Senza ricevuta. No, c'era ricevuta, venivano da Roma. Ah, venivano da Roma. Venivano da Luvi, quindi l'Unione Velocipedistica Italiana. Unione. L'ha premiato il sindaco Lunardi e l'assessore Sermonti, se non sbaglio, vero? Sì. Beh, ha fatto piacere. È un ricordo dopo 60 anni, ricordarsi di me, insomma, è una cosa un po'. Tanto un pezzo scritto da Renzo Castelli, sì, che tra poco sarà poi ospite di una nostra trasmissione. Renzo Castelli, quando l'ha intervistata? Non c'è la data. Saranno tre mesi fa. Cosa farà da grande? Io? Da grande aspetto il vestitino di legno. No, c'è che miseria. Buongiorno, Halloween. È stato un piacere. Parra, che il suo oroscopo qual è? Bilancia. Il suo segno? Bilancio. Non lasciatevi dominare dall'ansia. Avete una visione troppo nera della situazione odierna. Borda! Dovuta al vostro eccessivo pessimismo, siete più obiettivi? No, chi l'ha scritto? L'ha letto, te l'ha improvvisato te ora. È qui. Allora, vediamo, no, perché se no sembra che io ci faccia io. Ma tanto lo stupido. Sì, bellina, il vestito di legno è bellina. Dove la domenica vai a vedere le partite, che fai? La domenica non sempre, le partite di Coppa e più le partite di Champions, via. Ah, vai a vedere le partite di Champions. Mi piace di più, sì. Se posso scegliere, e tempo permettendo, preferisco andare a vedere le partite di Champions. Cioè, ma per soddisfazione personale, perché non ce lo manda la Juve? No, purtroppo no, non va a vedere niente per la Juventus? Qualche partita di settore giovanile, no? Sì, qualche partita di settore giovanile, quando specialmente... Lei di dov'è, scusi? Io sono di Santa Maria Monte. Santa Maria Monte. E Enzo dove l'ha conosciuto, scusi? Ricomincio. No, voglio sapere dove l'ha... Ma te l'ho spiegato prima. Per motivi di lavoro. Ma te l'ho spiegato prima, per il calcio, perché anche lui mi piace il calcio. Siamo andati a vedere le partite insieme. Te dove ci siamo incontrati? Al calcio. Basta. Unità noia. Era lì. Sei sempre a... Che c'è? No. Vai, domanda. No, non lo so, può darsi che mi sbagli. Un tema, ne ho fatto una volta un giro del mondo con qualcuno, no? In bicicletta. Sei col pullman. Senti, il corridore più forte in questo momento chi è? Ma per me è Nibali. Frum no. Frum è un corridore che non mi piace nemmeno come viaggia in bicicletta. È sgarbato, è brutto. Mi piace le robe belle, a me, le robe unite, la pedalata rotonda, invece lui è tutto torto, tutto. Andrà forte, ci avrà delle medicinali speciali. No, a parte di medicinali, siccome io sono il più onesto che è nato nel ciclismo, io quando vincevo le prendevo. No, ma è finita la trasmissione, no.
No, no, chiaro, fermi, no? Fermi, fermi. Me la date un altro minuto? Si può? No, no, cioè lei, lei prendeva le famose bombette? Le famose simpamine, stenamine, metredine, quelle, quelle robine che c'era prima. Ora si va a colciare, se Viagra... Oh, ma no! Ma che... Ma... Cioè, le... Pa... Era dopo, le prendeva dopo! Le pa... No. Prendeva dopo, no, ci ha fatto spaventare. Era per festeggiare. Dopo, ma fanno no, Massimo. Anche quelle fanno, anche nello sport. Simone lo ne sa qualcosa. Io. Mamma mia, ma che trasmissione è fuori? No, cioè, quella roba lì ci prendi la Coca-Cola, le sopra. Le dio la come? Come? Se a quella robetta lì che ho detto io, simpamina, stenamina, metredina, ci bevi un bel Coca-Cola sopra... Che succede? Succede che ti sarizza peli. Poi quando... Ma sì, ti gratti. Perché... Io, Chiara, non volevo... Claudia, non volevo... Però, sai, c'è anche queste storie. Ci sono, noi raccontiamo la vita di tutti i giorni, Enzo. È la verità. Perché ha ragione. Tutti fanno retorica. Microfono. No, lui bravo, lui fanno il record. Comunque, nemmeno nulla l'ho detto io. Lui ha detto, no, lui ha detto, te le mi prese. Cosa? No, però io vado a naturale, naturale. E come vai al naturale? Vai al naturale. Te vai al naturale, quindi non usi niente. Vai al naturale. Non c'è le mai. Ecco, naturale. No, però giustamente come diceva lui, è onesto, l'ha detto e ha spiegato anche come, perché e quando. Come, perché e quando? Quindi ha fatto bene a dirlo? Certo, secondo me sì. Lo so, però. Ma la gente, non so mia se lo sapeva, se non diceva queste cose. Io non lo sapevo, per esempio, cioè, di quello che ha spiegato. Cioè, te vuoi dire che tutti lo fanno ma nessuno lo dice? No, tutti sono tutti santi, tutti santi, non hanno mai preso niente. Pensa che c'è dei corridori che se vanno a far bagno in un mare vanno a fondo da tutti i buoi che ci hanno addosso, capito? Vabbè, chiudiamola qua, è interessante. La ospiterò in televisione. Dobbiamo chiudere, Enzo. Mandate la sigla finale. Che sigla mando? La nostra. Allora, sigla. No, aspetta. Ta 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 ta. Alla prossima. Sigla. Four bananas make a bunch and so do many more. Over hill and highway the banana buggies go, coming up to bring you the banana split show. Making up a mess of fun, making up a mess of fun. Lots of